Gran fortuna abbiamo avuto stamattina. Intanto abbiamo trovato la cinghia. Come vedete, questa era leggermente consumata. E quindi cinghia e siamo a posto. Ma soprattutto abbiamo trovato i cuscinetti di gran marca. Tutto per una spesa di 40 euro. Questi sono quelli vecchi e questi sono quelli nuovi della SKF, quindi ottimi. È il momento di rimettere insieme questa macchina. Allora, vediamo se si riesce a capire come funziona la situazione qui, perché io adesso non mi ricordo ovviamente più un cazzo di come si rimettono insieme questi oggetti. Cuscinetti sigillati, che meraviglia, cuscinetti sigillati. Dicono che sono misure molto comuni e quindi li avevano. Perfetto, ma questo sicuramente è grosso, quindi questo è quello grosso e questo immagino anche. Va bene, guardiamo un po' questo qui ed ecco 6201. Se riuscissi ad aprirlo, eccolo qua, fantastico. E questo è lui. Ora in teoria dovrei poter... Perfetto. È passato e ora dovrei poter pressare questo. Però ovviamente adesso qua sbatte sul tavolo perché questa morsa è stata posizionata a coppola di cazzo. Quasi. Cazzo in culo come se piovesse. Vediamo se ciò è sufficiente. Perfetto. Ok. Con una serie di martellate ben assestate, in realtà con delicatezza per non rovinare il cuscinetto. Devo dire che ci siamo, è entrato. Adesso devo aprire l'altro e ficcarlo. Ed ecco come sto facendo, ho preso una chiave da 26 e... è quasi del tutto entrato, dopodiché passiamo con le maniere gentili ed è perfetto. Wow, è la prima volta che cambio i cuscinetti in qualcosa che non sia un aspirapolvere e devo dire che sono contento. E adesso si ride che la faccenda si fa violenta. Allora, olio, ma sì, abbondante olio sul dito,
vediamo se come riusciamo a ficcare uno per uno questi due cuscinetti. Solo che ora dovrebbe scendere di più, perché deve scendere di più, e quindi avrei bisogno di qualcosa che mi li spinga più dentro questi due cuscinetti. Come fare? Mi servirebbe un pezzo di tubo che non ho. Grazie a questa cassetta che avevo nel camper più di 10 anni fa, comprata al supermercato, ho trovato il socket giusto, eccolo qua. Perfetto, perfetto. Perfetto. E così loro sono perfettamente ficcati. Ora gli posso rimettere le mollette tramite l'attrezzo appositamente costruito, che ovviamente la molletta mi salterà negli occhi. E invece no. E per completare l'opera bisogna ficcare l'asse. E anche qua, abbondanti martellate. E sperare che tutto vada per il meglio. Olio, abbondare sempre con l'olio. L'olio costa pochissimo, anche il grasso. Direi che ci siamo. Deve scendere ancora un po'. Ecco fatto. Ma non crederci, abbiamo rimontato questo coso. No, qua ci faremo malissimo. Bene, con la violenza e con l'uso di una pinza rigorosamente cinese della Jinsu abbiamo vinto anche questa battaglia. Adesso io non so se sbaglio, ma secondo me non ha senso raffreddare questa parte per farla restringere e quindi poi metterci su questo e poi la parte si allarga e quindi rimangono bloccati. Perché già facendo semplicemente così, questo coso non viene più via, e poi considerate che andrà sempre a premere, quindi secondo me questo coso va bene così. Perfetto. Ora qui ho una tacca, vedete? All'interno, no, non vedete. Voi no, non vi è consentito di vedere, perché la luce non vi fa vedere questa tacca che va allineata con questo foro, perché lì ci va questo piccolo pirlo. Questo pirlo che in realtà dovrebbe scorrere, ora vediamo se riusciamo a, dovrebbe scorrere qui, ma in realtà è molto rugosa questa parte. Chissà che non riesca a renderla un po' più liscia, in modo da, è il momento di ingrassare. Anche il grasso costa poco, quindi mettetelo. Ora a questo punto, avendo ingrassato, si ficca. Ed è perfetto. Scorre un po' male perché evidentemente le martellate date qui hanno rovinato la punta. Devo pulire queste sbavature. Problema risolto grazie alle limette cinesi comprate 20 anni fa chissà dove. Fantastiche. E quindi ora è perfetto.
Wow, non ha più gioco praticamente. Prima aveva un sacco di gioco, erano i cuscinetti. Questo si ficca qui. Ed ecco fatto. E ora qua dovrei ficcare la molla. La molla che non ho pulito. E provvederò adesso a pulire. Come vedete questo coso ha, voi non lo vedete, ma ha un taglio. Questa vite è tagliata. Perché? Perché va infilato il taglio dentro questo coso, meglio questo coso va infilato dentro il taglio, così. Ecco. Poi questa è la molla che tira indietro il mandrino e quindi noi la giriamo e la regoliamo per la tensione che vogliamo. E dopodiché basta fermarla con queste due viti. Che poi devono essere tra di loro bloccate. Ecco, dado e controdado. Ed ecco la molla che torna perfettamente. C'è questa molletta, sinceramente non mi ricordo da dove viene. Ho dovuto rismontare l'asse. Perché? Perché ho scoperto che questa molletta va qui e quindi questa molletta va dopo la chiusura di questo sistema cuscinetto, quindi deve uscire fuori questa tacca da qui per poterla mettere qui, quindi ho dovuto riaprire e adesso la dovrò rimettere dentro con una certa violenza. Ora c'è la tacca per poter mettere, vaffanculo se non mi cadesse a terra, vaffanculo, per poter mettere la clip. Non stringe proprio bene bene, magari vaffanculo, magari posso stringere. Ora siamo sicuri che l'asse è montato come si deve, quindi rimontare di nuovo tutto, rimettere questo così, rimettere questo con la tacca orientata verso lì, rificcarlo qui, perfetto, rificcare questo qua, ok, rimettere la molla con la tacca posizionata in modo che si ficchi all'interno così, poi tendere la molla, io per adesso gli faccio solo un giro e poi richiudere qua. E questo non si muove più, non balla più, è perfetto. Ora, questo praticamente va in battuta. Ibn battuta. E quindi lo appuntiamo un attimo. Poi faremo tutte le regolazioni del cazzo. Il motore, perché no, ve lo faccio vedere, schiaccio, ok, ho schiacciato al massimo, così ora sbullono questi, grasso, pure qua, motore. Come al solito voi non vedete un cazzo, viti del cazzo che non si avvitano e poi sono dadi non viti. Chissà perché scambio sempre dado e vite o dado e bullone, chiamo i dadi bulloni e viceversa. Poi ho messo le chiavi, maledizione. Ma userò questa cinese del costo di ben 1,99 euro, cioè 2 euro. Ah, ma sta chiave non stringe. La chiave è spanata come la merda.
dovrei riattaccare il simbolino della messa a terra. Ecco. Se tiene, tiene, se non tiene va a far culo. So già che la vite cadrà e non la troverò mai più. Io lo so. Lo so. Lo so che accadrà. Oh. Ovviamente è saltata fuori una delle masse e quindi bisogna rifare questa cosa. Oh, che due coglioni, porco. Pazzesco, è pazzesco, è pazzesco. Porco 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 comunque tutte le viti in questo trapano sono molto fancy, guardate. Guardate come sono fancy queste viti. Sono veramente fancy. Questo è del 1985 e non era sicuramente il periodo maledetto delle cazzo di viti Torx. Neanche quelle a croce, come potete vedere. E questo rappresenta la gioia di vivere. Basta un pezzo di ferro tagliato per far funzionare questa macchina e smontarla. Servono Torx inutili del cazzo su un macchinario che sicuramente non deve supportare. Cioè, io posso capire le Torx su un motore di un'auto, dove sai le vibrazioni, la coppia che serve per chiuderle, di sicuro non ci metti una vite a taglio. Ma su un apparecchietto della minchia, ma che cazzo mi serve la Torx? Mi serve unicamente per rompere i coglioni a chi deve riparare. Quindi impedire le riparazioni. Ecco perché sono contrario alle Torx. A parte che fanno cagare comunque. Aia, porco. Sì, nell'intento di bestemmiare. Guardate come sono fancy anche queste viti. Guardate quanto sono fancy. Mi sono reso conto di un problema. Qui c'è una molletta che è lo stop su cui appoggia questo. Ci va in battuta, come Ibn Battuta, e lui si blocca qui. Ma qua non c'è. Qui manca la molletta. Una di quelle tipo quella che ho montato prima. Quindi devo fare qualcosa per allineare, per appoggiarmi qua. O cerco una molletta del genere da qualche parte, perché sono sicuro di non averla. Oppure ci metto, non so, del fil di ferro. E poi tanto stringo con la vite. Il fil di ferro è duro come la morte. Quindi ora questo e lo appoggio. Mi sembra che siano allineati. Cazzi allineati. È il momento di montare la cinghia. La cinghia nuova. La cinghia nuova. Il silenzio. La pace di vivere, fantastico. Non so se
se ricordate l'orrendo rumore che faceva prima. Ma ora è veramente silenzioso. Fantastico. Si ferma immediatamente. Sì, la cinghia si è adattata perfettamente. Direi che è perfetto. Adesso dobbiamo provare a forare. Voglio praticare un foro su questa specie di appendiabiti arrugginito che ho costruito anni fa imparando a saldare, devo dire con un ottimo risultato, mettendo insieme dei pezzi di un, non lo so, penso fosse un vecchio carretto siciliano andato a fuoco, trovato in campagna. E quindi ho deciso che farò un foro qui, e sarà un foro piccolo. E questo rappresenta la difficoltà che ho sempre nell'usare il trapano manuale con punte molto piccole per forare cose. Stringiamo il malandrino. Ma questo è... Vaffanculo, questo è alcol. Che cazzo. Non ho capito se sta entrando la punta nel mandrino. Sì. Sta forando, però è entrata la punta. Non l'ho stretto abbastanza. La devo stringere con una violenza inaudita. Ed ecco. Foro passante nel ferro. Non sono mai riuscito a fare una cosa del genere a mano. E ora aggiungerò un dettaglio prezioso a questo oggetto, e cioè un supporto per tenere lo stringi malandrino che si perde sempre. Ed eccolo qua. Perfetto. È una vittoria totale del socialismo lui. Bene, non so se pulirò questa parte o la lascerò così. Mi piace la patina, per cui credo che lo lascerò così. Magari gli passerò un po' di lana di acciaio o qualcosa del genere, giusto per renderla un po' più liscia. Ma ho finito. Grazie per aver visto questo video. Adesso finalmente posso fare i buchi, posso forare, posso fare i fori. Bucare i buchi, i fori, forare i buchi. Godo. Riparazione perfetta. Perfetta. Silenziosissimo, cuscinetti nuovi e cinghia nuova. Perfetto. E quindi eccolo qua, posizionato qui per adesso, sul mio tavolo da laboratorio chimico, accanto alla pulitrice a ultrasuoni della Vevor, di cui troverete il link in descrizione, con lo sconto e il codice per acquistarla. Io direi che se ne trovate uno usato, prendetelo a occhi chiusi. Perché? Perché è economico, è abbastanza piccolino e maneggevole. Ha un motore eterno senza spazzole, c'è solo praticamente il rotore e l'avvolgimento. Credo che sia a magneti permanenti, qualcosa del genere. Forse no, però gira da solo grazie alla magia dell'elettromagnetismo. E è bastato sostituire i cuscinetti e la cinghia.
oliarlo, ingrassarlo per bene, e devo dire che sono estremamente contento. Non ha più gioco come prima si muoveva veramente tanto, adesso non si muove più, è perfetto, è di produzione cinese del 95 e se trovate quelli degli anni 90 sono sicuramente più migliori, perché oggi risparmiano veramente un sacco sulla costruzione, sui componenti, sul ferro. Devo dire che sono estremamente contento. L'unica cosa che mi manca è il regolatore per la profondità, ma penso di costruirlo con un calibro e avere una precisione incredibile. Se riesco a collegare un calibro qua, al posto di questo, io ho una lettura digitale. Ci sono diversi progetti, ci sono diversi video YouTube che fanno questa cosa, usano un calibro per misurare la profondità ed è veramente una figata perché diventa digitale. Wow! Insomma è molto bello, ho anche questo che dovrò cercare di capire come si fissa, forse serve una placca per adattarlo. Qui ho visto che si può mettere un piano in legno per evitare di bucare il metallo come qua è stato fatto dal precedente proprietario, e qui c'è il supporto magnetico, wow, viene da un hard disk probabilmente, ora non ricordo, basta usare un magnete di quelli al neodimio e ci attaccate la chiave per il malandrino. Volendo credo che si possa anche cambiare il malandrino, il mandrino, però questo va bene, funziona, diciamo che me lo tengo così. Questo è inclinabile, questo gira, la base è bella solida, magari gli do una pulita alla superficie e quindi sono molto molto contento. Posso finalmente fare i fori senza usare il trapano a mano e spaccare 40.000 punte come ho sempre fatto, ho sempre spaccato punte e... Bello, bello, ve lo consiglio. Cinese 1995.